La vittoria del sì nel referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari stabilizza il governo Conte, mentre il risultato del voto alle elezioni regionali sembra indicare che i flussi elettorali non sono stati stravolti dalla pandemia di Covid-19. A spiegarlo è Giovanni Orsina, professore di storia contemporanea e direttore della Lewis School of Government, a margine del Lewis Live Polls, la maratona dell'Ateneo Romano e della sua scuola di giornalismo per seguire in diretta i risultati del referendum e delle elezioni regionali. Probabilmente è una vittoria per il governo Conte, perché rafforza il Movimento 5 Stelle e quindi stabilizza uno degli elementi cruciali della maggioranza di governo e anche uno dei più incerti e ballerini. E in qualche maniera, diciamo, certifica che il Movimento 5 Stelle, malgrado il calo elettorale, ancora è in sintonia con una parte dell'opinione pubblica nazionale. Quindi da questo punto di vista, insomma, forse non stabilizza il governo Conte, ma il no lo avrebbe destabilizzato e quindi comunque in qualche modo il governo si trova, diciamo, non più debole se non più forte dopo questo sì. Sulla situazione generale del voto alle regionali, Orsina parte dal dato di fondo. I populisti non sfondano, vengono tutto sommato contenuti, ma non c'è un capovolgimento del quadro politico generale con un'ondata antipopulista. In particolare non sembra aver costruito quello di quale diciamo, si ragionava o si è discusso, cioè una sorta di movimento antipopulista o di ondata antipopulista, insomma. Tutto sommato i cosiddetti partiti populisti sembrano vivi e vegeti, anche se non così forti come certe proiezioni della vigilia li avrebbero dati. Cioè, lì sembra che comunque, insomma, in qualche modo sembra che questa divisione del paese si confermi senza che ci sia una grande ondata né da una parte né dall'altra.